Esatto. Noi stiamo facendo degli esperimenti, stiamo costruendo il primo gruppo a livello mondiale di designer top 5% del dentale, però. Sì. E questi sono sparsi, vi dicevo, un po' per tutto il mondo e con loro che facciamo? Facciamo la digitalizzazione del paziente qua, lo scannerizziamo qua, mandiamo in cloud le impronte e loro dalle altre parti del mondo ci mandano indietro il progetto dei denti finiti. Noi qua modifichiamo, stampiamo e montiamo in bocca. Esatto. Qual è il vantaggio di tutto questo? Praticamente che abbiamo accesso a delle risorse non locali. Per Non esempio, se un locali. fornitore locale che strapieno di Ah. lavoro non ti può fare qualcosa in maniera rapida, lo mandi qualcuno per esempio in India o negli Stati Uniti, in Messico, lo mandi in maniera istantanea, Anche perché due non penso che minuti. vorrebbero vivere a Chisinau loro, preferiscono lavorare dalla No, spiaggia, da Miami, sono loro la gli fanno il decisione. progetto e te lo mandano. Esatto. Puoi avere. Cioè, il modo tradizionale di lavorare, visitare delle aziende, essere lì fisicamente presente per discutere su un progetto, pian pianino sparirà dal mio punto di vista perché arrivano dei tool dove puoi fare un sharing online anche in realtà Lui non virtuale. sa cos'è un sharing online, Per me che sono io, no, Co cosa voglio dire? Delle soluzioni. Una condivisione vuol dire con un'altra persona che non è lì. Per Ok, esempio, io faccio condividere. vedere un filmato su mio computer, però lo potete vedere dall'Italia, un altro lo potete vedere dall'India, dagli Stati Uniti, E dove vediamo possono tutte queste. collaborare. Esatto, anche modificare un pezzo live, cioè quando lo guardiamo 3 o 4, uno dice qui vorrei farlo così, e lo modifica, l'altro lo già vede live, cioè O la uno sviluppa per progressione. esempio gli impianti in titanio, l'altro sviluppa i denti sopra. Uno Esatto. è specializzato nello scheletro, uno è specializzato nella riproduzione dei tessuti molli. Cioè, la collaborazione è molto Abbiamo, più esatto. fluida, molto più rapida, non serve più avere dei pezzi che mandiamo 3, 4, 5 giorni in Stati Uniti, qualcuno li verifica, se questo non mi piace, fai questa modifica, 3, 4, 5 giorni per arrivare di nuovo da noi, cioè, tutto molto più rapido, molto più fluido e E infatti. No, aggiungere che sta già succedendo. questo già sta succedendo in tanti settori. Qua di fianco andate 3D Smart Dent, noi stiamo già facendo queste collaborazioni. Esatto. E se andate a vedere poi questo filmato che vi ho fatto vedere, praticamente è il gruppo Facebook Exocad Top 5% creato da noi che ha messo insieme tutti i migliori designer a livello mondiale. Tra poco, tra qualche mese, inizia il contest dove tutti i pazienti che noi sviluppiamo qua verranno visti a livello mondiale quello che è la potenzialità della telemedicina. E quello aprirà la mente Esatto. a tutti quelli che sono del dentale nel settore di quello che può essere la miglioria dei piani di trattamento che si può ottenere. Un altro vantaggio strutturale di queste tecnologie dell'integrazione via internet è il fatto che tante volte per fare assistenza qualcuno deve portare il suo prodotto da qualcuno, A o riparare. qualcuno deve arrivare fisicamente in casa o in locazione per fare qualcosa. Oggi con i tool di remote assistance ci possiamo collegare a una macchina, a un prodotto, al suo TV, se vogliamo. Io mi posso collegare, se ho i dettagli specifici, da qui al suo TV in Italia. E lì possiamo cambiare dei software, possiamo aggiornarli, fare delle modifiche se il prodotto non va. Anche Infatti vi questo, sì. faccio vedere la camera, vedete che lui l'ha chiusa, ok? Sì. Perché sennò qualcuno si può connettere alla tua camera e No, ma. vedere entrarti dentro casa. Lì parliamo di sicurezza digitale, dopo, ognuno che sta utilizzando un computer dovrebbe avere delle minime conoscenze come proteggersi dai dati. Ci metto lo scotch. Però c'è questa che ne ha due di telecamere. Una Esatto. dietro, una avanti. Poi io direi da un altro punto, dato che stiamo utilizzando questi telefonini, mettiamo le nostre impronte qui dentro, Hanno preso. già le date sono disponibili in cloud. Chi ha preso l'aereo per venire qua? Tutti. Tutti. Quando è l'ultima volta che vi hanno fatto una fotografia in aeroporto? Col Non c'è passaporto mai. elettronico. Sì, vicino. Quello serve ad aggiornare la Non banca dati perché loro quando facevano le carte d'identità, quelle venivano rinnovate ogni 5 anni. Perché? Che senso ha che scade una carta d'identità? Per rifare la fotografia, banca dati. Ora invece con i dati biometrici che vengono aggiornati o con Big Data, con i lettori di impronte digitali o soprattutto i nuovi iPhone 10 che hanno il riconoscitore facciale 3D, oppure per chi non ha l'iPhone negli aeroporti dove prima o poi tutti passano. Allora, lì c'è la telecamerina che passa e ti riscannerizza e aggiorna la banca dati. Non è una la fotocamera, se ci fate caso sono più fotocamere, vi fanno una scansione 3D del viso. Sì, siete stati scannerizzati in 3D in quel momento. Certo.
le telecamere, già Facebook riesce con una sola fotocamera, una fotografia, associare con i tag ai visi delle persone, ok? Quindi in automatico l'intelligenza artificiale riconosce, basta anche solo una telecamera non ad alta risoluzione, che con un buon 98% riesce a connettere quella fotografia con i dati della persona. Ok. Bene. Sì. Bene, io ti ringrazio per essere venuto qua. No, aspetta, no, finirei. oggi stavamo vedendo invece macchine per fare cosa? Oggi per fare dei clear aligner. Clear, che so? Facci vedere, sono apri. Dammi un secondo, dovrei avere lì qualche pezzo. Questo è interessantissimo perché ci permette di allineare i denti senza essere presenti. E sono praticamente delle mascherine che raddrizzano la dentatura. Vediamo. Questa è per esempio una stampata di due materiali. In realtà quei materiali non sono mai stati assemblati. Andiamo avanti, togliamo l'audio, casomai andiamo avanti. Questa è Stratasys. Esatto. La compagnia più grande al mondo del 3D printing. E infatti qui vedrete come con la tecnologia digitale può fare dare una mano industriale che stampano, esatto. Vedete i denti, perché quella è la dentatura, esatto, e su queste cose vengono poi termoformate dei materiali particolari biocompatibili, come un guanto trasparente e rigido, esatto. Che sta sui denti, poi dal modellino io tolgo quel guanto trasparente e lo posso mettere sui denti del paziente, eccolo lì. Questo guanto qua trasparente e rigido, che chiamiamo mascherina, quella trasparente, ok, non guardate i modellini gialli, solo quel pezzo trasparente, eccolo in qua. Realtà è un pochino diverso dai denti. Quando io lo metto sui denti, quello va da qualche parte a tirare, come un elastico. Sì. Quello che ottengo è che sposto i denti. Quindi io, come la pellicola di un film, posso creare tanti modellini, ogni modellino è un po' diverso dall'altro, no? C'ho tanti fotogrammi. Ogni fotogramma stampo un guanto di questi trasparenti, ogni 2 settimane cambio il guanto, questa sequenza di cambio delle mascherine sposta i denti. In tutto questo il dentista è scomparso. Cioè al punto dei famosi ferretti. Bravo. Il dentista scompare qua, rimangono chi? I designer, che i denti storti hanno i denti perfetti, l'algoritmo calcola gli spostamenti per arrivare alla dentatura perfetta e le mascherine trasferiscono in fisico quello che è lo spostamento virtuale. Ok, più la porto la mascherina più veloce si allineano. Io queste cose le facevo 8 anni fa, okay, quando lavoravo, vivevo a Roma, ce ne ho fatti tantissimi di questi. Quindi stiamo parlando di una tecnologia che è iniziata 20 anni fa, okay, per quello il dentale è molto più avanti, perché attorno al dentale giravano tanti soldi. Là dove ci sono i soldi ci sono molti investimenti in sviluppo e ricerca. Ed è uno dei settori di massa, l'odontoiatria, dove c'è stato tantissimo sviluppo e ricerca in ambito virtuale e digitale. Questa qui è telemedicina, perché l'impronta la faceva a Roma. Caricavo fotografie, le impronte le spedivo in America. In America scannerizzavano e mandavano ai designer che si trovavano mandava ad Amsterdam. Amsterdam scannerizzava e mandava i file in Costa Rica e Messico. Lì c'erano squadre di, voi immaginate, 3.000 persone col computer che da mattina a sera spostano denti. Inviavano poi alla Costa Rica, il centro produzione, tutti i modellini che venivano passati da digitale a fisico, quindi facevano questi modellini fisici. E che macchine usano? Stratasys. Ok, Stratasys. E su questi facevano i modellini, le trasparenti, che poi spedivano in America. Insomma, in 2 settimane mi arrivavano le mascherine che io mettevo in bocca al paziente. Anzi, davo al paziente e lo rivedevo dopo 6 mesi, un anno, con i denti dritti. Ok. La differenza è che questa roba Invisalign me la faccio pagare sui 1.900 euro. Invece io ho fatto il calcolo, il costo di produzione sono 100 euro di tutta questo piano di trattamento. Parliamo di materia prima praticamente. Può essere abbassato di 20 volte il costo di questa roba, di 20 volte. Significa che un trattamento ortodontico può essere fatto a 300 euro. Un trattamento ortodontico che prima veniva fatto a, quante in Italia, 1.800 euro o 150 euro al mese più o meno, quelli sono i costi in Italia. Ok, 150, 200, anche 3.000, in su, 3.000, okay.
3.000, sono quelli i costi. E quindi capite che la tecnologia abbassa i costi. Sì, anche semplifica la vita. La domanda del dentista, abbasserà i costi? Mai. Ok. Mai. Partendo dallo sbilanciato di quei prezzi. L'hai già sparato uno di prezzi. No, ma mi sa che abbiamo tutto registrato. Abbiamo un dentista in casa, no? No. No, nessuno? Oh, non so se è ancora un dentista. Io sono fatto fisica, non sono dentista per quello che... Questo è fondamentale perché capite che se i prezzi si abbassano e si ha un accentramento a livello globale della produzione di certi servizi, il mercato viene sconvolto. Significa che come io tolgo da questa stanza 9 sedie, qualcuno resta in piedi, capito? Qualcuno non si siede. E se tu non hai capito che io sto per togliere 9 sedie dalla stanza, quello che resta in piedi sei tu. O se anche puoi rimanere anche sulla terra, se non ti alzi okay. Abbastanza in fretta. Poi quello che perde il lavoro dirà c'è crisi, non è crisi. No, è trasformazione, infatti. Trasformazione, ok. È come è una rivoluzione industriale. Quella della che stiamo assistendo oggi è una rivoluzione industriale che sta spazzando una serie di mestieri, ma ne sta facendo nascere degli altri, abbiamo visto. Oggi i primi mestieri più pagati al mondo 7 anni fa non esistevano, capite quanto è veloce e rapido il cambiamento. Sì. Noi ci occupiamo chiaramente di cambiamento biomedico, ma la stampa 3D sta facendo sparire i costruttori di case, i costruttori che ne so di infissi, farà costruire tutto quello che era manuale, produzione manuale verrà spazzato via praticamente, o comunque centralizzato in pochi centri di produzione, rimangono praticamente la riparazione, la vendita, quindi assistenza vendita rimangono, sì. Il designing di tutto ciò che è produzione di oggetti. Okay. Non parliamo chiaramente di servizi. I servizi sta avvenendo lo stesso con la delocalizzazione, per esempio il turismo medico è uno di quegli esempi. Non è che ci sono meno pazienti in Europa, è che si vanno a curare in pochi centri. Okay. Ci sono pochi centri che stanno raccogliendo e sono quelli che stanno adottando certe tecnologie, stratagemmi che riescono a battere i costi fondamentalmente e a ottenere poi con delle questioni di investimenti, delle tecnologie che sono anche più concorrenziali, cioè più innovative, più competitive. Quindi uno fa due conti, c'hanno tutti internet, fa una ricerca e dice qua prendo la Dacia con 10.000, qua prendo la BMW con 10.000, 2 ore d'aereo, prendo l'aereo, vado, mi prendo la Dacia e me la porto, la BMW e mi faccio 30 ore di macchina, ma c'ho una BMW. Capito? Quello che sta succedendo non solo nel settore odontoiatrico. Aci Baden ci ha contattati 2 mesi fa, tu li conosci Aci Baden? Sì, una clinica grandissima in Turchia. In Turchia c'hanno solo lì 17 ospedali, c'hanno privati. Clinica, sì. Loro sono specializzati per esempio nell'oncologia. Okay. Hanno provato a fare anche dentale, però hanno preso bastonate. Perché io gli ho spiegato, guardate lì in Turchia quanto costa un impianto dentale? 1000 euro. Ho detto sì, ma qua in Moldavia sono 350-500, quello top di gamma. Come puoi far, se mancano dei fondamentali, è come dire, voglio fare una fabbrica che ha qualcosa che attira le persone perché è concorrenziale, come prezzo la apro in Italia, 50% di tasse, è un fondamentale quello. L'Italia non è neanche da considerare, capito? Loro si occupano però di altri trattamenti, quindi quelli oncologici, cicli di chemioterapia che costano tantissimo se non hai accesso al sistema sanitario. Trapianti, ma quello no. Non è concorrenziabile lì, la Turchia, perché tieni conto che il trapianto di capelli costa 2.000 euro. Okay? Lì stiamo parlando di trattamenti che costano 100-200.000 euro. L'oncologia. E più c'è anche tutta la chirurgia, non è solo la cura chemioterapica di mantenimento. Li pagano le assicurazioni, questi Aci Baden sono diventati i primi che hanno capito dove andava il mondo e hanno fatto grossi investimenti in Asia, nella zona appunto del Medio Oriente, e sono giganti, un colosso a livello del turismo medico. Per dire che il mondo si sta centralizzando, okay? Non è che c'è crisi. Chi vi dice crisi è perché non vi vuole spiegare la rivoluzione industriale. Okay. C'è una rivoluzione industriale che viene chiamata per la massa crisi, ma in realtà non è crisi. Semplicemente tecnologia significa fare molto con poco. Sì.
le cose stanno cambiando fondamentalmente, in maniera fondamentale, scusatemi, e infatti abbiamo una scelta di cambiare o di non cambiare.